Sospese dopo 7 giorni le ricerche dell'82enne di San Giuliano del Sannio disperso nel bosco di San Marco a Carpinone, decisione assunta dal tavolo tecnico riunitosi in prefettura. La Regione Molise interviene contro il fenomeno dell'erosione sulle proprie coste, quasi 3 milioni di euro destinati a 3 specifiche azioni. Per truffa, molestie, guida in stato di ebbrezza sono scattate le denunce dei carabinieri della provincia di Isernia impegnati in diverse operazioni. Promuovere il territorio dell'Alto Molise, in particolare delle Mainarde, mettendo in rete le offerte. Per questo serve l'impegno degli operatori pubblici e privati. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Dopo 7 giorni di assidue e scrupolose ricerche da parte di Soccorso Alpino Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e lavoratori dell'Arsiam, si è stabilito in un tavolo tecnico ieri alla prefettura di Isernia di sospendere le attività di ricerca dell'82enne di San Giuliano del Sannio scomparso lo scorso 29 luglio nel bosco di San Marco a Carpinone. Nei giorni scorsi le attività hanno interessato un'area superiore ai 340 ettari di territorio su 4 comuni, Carpinone, Sessano, Frosolone e Civitanova, con notevole dispendio di risorse in termini di uomini e mezzi. Resta comunque in essere l'attività di indagine condotta dalle forze di polizia, titolari della denuncia di scomparsa della persona, ed in caso di nuovi elementi le attività stesse di ricerca riprenderanno immediatamente. Oltre 2.900.000 euro per 3 distinti interventi sulla costa molisana contro il fenomeno dell'erosione. La Regione è pronta a tutelare il tratto da Campomarino a Termoli senza dimenticare Petacciato il servizio. La Regione Molise si impegna a difendere la propria costa dal fenomeno dell'erosione e lo fa partendo con 3 distinti interventi che riguarderanno l'area tra Campomarino e Termoli. Come spiegato dall'assessore regionale ai lavori pubblici Pierpaolo Nanni, è già stato avviato a gara il primo stralcio di lotto 12 che interessa la costa di Montenero di Bisaccia e che vedrà la realizzazione di opere di rifioritura delle scogliere, di sistemazione di pennellature, realizzando inoltre il rifacimento dell'argine destro con lo scavo e ripulitura del fiume Trigno, il tutto per un investimento di 480.000 euro. Ammonta ad 1.945.000 euro invece il finanziamento previsto per il lotto 9, cioè per interventi da Campomarino fino alla torretta di Termoli Sud, con la realizzazione di 2 nuove scogliere, una di 120 metri a Rio Vivo e l'altra di 100 metri lungo l'area antistante il depuratore comunale. Infine il lotto 13, che va dalla torretta alla scogliera, vedrà una spesa di 500.000 euro. Si tratta soltanto di un primo passo, ha sottolineato l'assessore Nanni. La Regione non dimentica la costa di Petacciato, interessata anch'essa da fenomeni di erosione. E restiamo sulla costa a Termoli, dove dopo i falò di questa notte sulla spiaggia in occasione della festa di San Basso più di 10 netturbini sono stati impegnati nel raccogliere rifiuti tra la sabbia. In particolare nella parte più a sud di Rio Vivo sono entrate in azione anche delle ruspe. La ripulitura, come spiegato dagli addetti ai lavori, andrà avanti anche domani ed interesserà altre aree, compresa quella a ridosso del porto. Il progetto della Iovine di Campobasso, che porta a lavorare per miglioramenti della scuola 2 persone provenienti dalla casa circondariale di Campobasso, ha trovato il sostegno dell'associazione Il Mio Quartiere San Giovanni. Il progetto è interessante e strategicamente positivo per il recupero dei detenuti e il loro reinserimento negli ambiti sociali delle comunità. Ne abbiamo parlato quando è stato annunciato il protocollo d'intesa tra Comune di Campobasso, la Casa Circondariale, il Tribunale di Sorveglianza e la Scuola Iovine, che appunto avrà la disponibilità di 2 persone impegnate oggi in un percorso di recupero e di allontanamento dai reati che avevano caratterizzato gran parte della loro esistenza. Il progetto ha trovato il sostegno importante e positivo dell'associazione Il Mio Quartiere San Giovanni, presente sul territorio dal 1995 con tante iniziative. Abbiamo coltivato questo progetto con la dirigente e la dottoressa Gianfagna Rossella e siamo ben felici di questa coesione e di questa concertazione e rete. Scuola, lavoro, territorio, integrazione, perché questo è un progetto anche di integrazione.
e difesa dell'ambiente. Noi, questo si complementa un lavoro già iniziato per la pulizia delle pareti esterne della scuola, quindi noi proseguiamo come associazione in questo percorso, abbinandolo anche a quest'altro progetto di pulizia interna delle pareti. Cioè, a noi non può fare altro che piacere questo, quando c'è rete, quando c'è concertazione, quando si mettono insieme le forze, perché dobbiamo uscire dall'individualismo oggi se vogliamo anche superare questo momento di disorientamento e di povertà anche di animo. Punti critici di Campobasso, continuano le segnalazioni da parte della nostra emittente televisiva con l'obiettivo di stimolare la nuova amministrazione ad intervenire al più presto. Questa volta in evidenza lo stato in cui versa un marciapiede di via Orefici. Vediamo. Vero, la nuova amministrazione si è insediata da poco tempo al comune di Campobasso, ma è anche vero che molti degli amministratori di oggi sono stati amministratori di ieri, come lo stesso nuovo sindaco Battista ha avuto incarichi anche importanti nel passato. Detto questo, torniamo a sottolineare che continuano le storie di degrado e questa Campobasso davvero sembra peggiorare a vista d'occhio, mentre si allontana sempre di più da quella famosa, ma ormai inesistente, città giardino celebrata da tanti valenti scrittori e giornalisti italiani. Per sincerarvi di persona vi invitiamo a fare un giro in via Orefici, una via del centro storico. Noi ve la offriamo così, attraverso l'occhio della telecamera, senza parole, perché sinceramente le nostre parole non servono, le immagini parlano da sole e accusano, e quanto accusano. E passiamo alla cronaca. Venafro per furto aggravato, in 5 sono finiti nei guai, un 44enne di Napoli, un 41enne di Venafro, una 45enne russa, di un 35enne di Sesto Campano ed un 50enne di Pozzilli. Dopo aver realizzato un impianto abusivo bypassando il contatore della ditta erogatrice del gas metano, hanno asportato illecitamente combustibile per oltre 12.000 euro. Sempre a Venafro, un 25enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica, gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo. Stessa cosa è accaduta ad una 30enne di Isernia, perché beccata la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Denunciato poi a Carpinone per aver violato i domiciliari un 45enne di Napoli, e tornando a Venafro, una 24enne di Napoli, dopo aver forzato la serratura d'ingresso, si è introdotta in un appartamento dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Isernia destinato ad altra famiglia, occupando abusivamente l'abitazione. Denunciata quindi per occupazione abusiva di edifici pubblici. Infine, per minacce e molestie telefoniche è stata denunciata una 50enne di Caserta, che minacciava e molestava con centinaia di telefonate ed sms inviati anche nelle ore notturne un 55enne di Venafro, del quale si era invaghita. E cambiamo argomento. Il sindaco di Filignano, Lorenzo Coia, ha parlato dell'importanza del sistema turistico locale, che vede coinvolti i comuni dell'area del Parco Nazionale nel versante molisano. All'indomani della presentazione del sistema turistico locale da parte della Regione e dei comuni dell'area interessata, il primo cittadino di Filignano, Lorenzo Coia, intervistato da Alessandra Decini, parla del presente e delle future prospettive. Il sistema turistico locale è previsto da una delibera di giunta regionale, un contenitore che vede insieme attori pubblici e privati, operatori turistici, operatori commerciali, ristoranti, agriturismi, prologo, tutti gli attori che si impegnano a promuovere il territorio della nostra provincia, in particolare il territorio che va dall'Alto Molise e nel nostro caso il territorio delle Mainarde. Il contenitore serve proprio a mettere in rete le promozioni del territorio fatte sia dagli operatori privati che dagli enti pubblici. L'offerta turistica diventa così più razionale, più coordinata e più incisiva. Il vantaggio che si spera di trarre da questa iniziativa, quindi magari un ritorno turistico?
Ma noi stiamo lavorando, siamo tra quei quattro poli che possono attingere al progetto nazionale delle aree interne. Ci siamo candidati, siamo 13 comuni del comprensorio delle Mainarde. Abbiamo detto che abbiamo delle peculiarità incredibili. Abbiamo il Volturno, che è il fiume più grande del Mezzogiorno, che nasce proprio a Rocchetta al Volturno. Abbiamo la Pompei del Medioevo, che sono gli scavi di San Vincenzo al Volturno. Abbiamo la presenza del Parco Nazionale d'Abruzzo. Abbiamo la Zampogna, che è nata qui a Scapoli. Abbiamo un accesso molto facile con l'Abruzzo, il Lazio e il Molise, siamo a cavallo di queste regioni e abbiamo tutte le condizioni, il campo da golf a Finignano, che è l'unico che c'è nel Festival di Mario Lanza, il Rodeo Pentro, ma una serie di iniziative, i castelli soprattutto del nostro comprensorio. Diciamo che abbiamo tutte le caratteristiche per poter attrarre un'offerta turistica. C'è poca ricettività e bisogna lavorare su questo. Speriamo che con i finanziamenti che sono stati promessi sia a livello nazionale che a livello locale di rilanciare questo nostro territorio e di dargli finalmente l'appetibilità che merita. Il sindaco di Carpinone Pasquale Sarao conferisce la cittadinanza onoraria a Don Mario Marchi per oltre un trentennio parroco del comune e fa il punto sulla incresciosa situazione che vede Carpinone escluso dalle fermate dei locomotori in transito. Fervono i preparativi a Carpinone per la 15ª edizione del Festival Internazionale del Folklore, in programma l'11 e il 12 agosto. Alla presentazione dell'evento anche il sindaco Pasquale Sarao, al quale abbiamo chiesto lumi sulle motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a conferire la cittadinanza onoraria a Don Mario Marchi, già parroco del comune dal 1969 al 2004. Ricordiamo intanto che il centro sociale di Carpinone fu realizzato pressoché interamente da sacerdote con fonti propri. Questa è una cosa bellissima, anche perché l'uomo a cui gli diamo questa onorificenza veramente lo merita, sia come parroco, come cristiano, come uomo che ha lasciato grandi doti a Carpinone nell'umanità, nella cristianità e nel vivere sociale. E io penso che il popolo debba voler bene a chi gli vuole bene. Parliamo di Don Mario Marchi. Don Mario Marchi, che è stato sacerdote per 35 anni a Carpinone e poi nell'anno 2004, per limiti di età, lasciò Carpinone, adesso vive nel Veneto e ogni anno lui, come devozione grande carpinonese, ogni anno non manca mai alla festa di Carpinone e ci confessa anche a tutti. Ma i treni a Carpinone continueranno a non fermarsi? Non è che non vogliono fermarsi, purtroppo delle strategie moderne di ristrutturazione aziendale hanno deciso che a Carpinone tanti treni non debbono fermare. Io scrissi correttamente all'assessore Nagni una lettera mettendolo a corrente che a Carpinone non solo è un servizio per il nostro paese, ma anche per i paesi limitrofi come Agnone, Capracotta, Frosolone, dove le persone vengono qui anche perché non pagano parcheggi come a Isernia e in più i posti a sedere si trovano prima di Isernia, anzi tante persone di Isernia anche loro vengono qui. Scrissi all'assessore, il quale carpatamente con grande serenità mi rispose che nel prossimo 21 avrebbe tolto questa carenza, anche perché poi Carpinone, ricordo a tutti che lo svincolo principale del Molise, perché qui c'è anche la famosa Carpinone sul Mone di cui tutti ne parlano, proprio nessuno ne vuole più sapere, però dalle ultime notizie che l'assessore ci ha comunicato non solo vuole far rifermare i treni a Carpinone ma anche riaprire la famosa Carpinone sul Mone. Domani ed il 7 agosto anche Miranda ospiterà la terza edizione internazionale del folklore. Roberto Ferrante, presidente del gruppo Le Due Torri, ha parlato dell'evento. Sentiamo. Roberto Ferrante, presidente dell'associazione Le Due Torri di Miranda, ma in questo comune un giorno sì e l'altro pure è festa. Beh sì, diciamo che a Miranda abbiamo ancora una comunità abbastanza attiva, c'è questo gruppetto di persone che si impegna in vari ambiti con le varie associazioni, cerchiamo di mantenere ancora vivo il paese. Adesso? Adesso ci tocca appunto fare questo festival, il terzo festival internazionale del folklore, l'abbiamo già fatto appunto per 2 anni e quest'anno facciamo una cosa un po' più in grande perché abbiamo l'onore di ospitare 2 gruppi esteri.
giorno e chi ci sarà? Il festival si terrà il 6 e il 7 agosto, il 6 ci esibiremo noi col nostro gruppo, quindi faremo un'intera serata, il 7 invece ci sarà proprio il festival vero e proprio con il gruppo folk di Carpinone, di Forlì del Sannio e poi la Grecia e la Romania. Perché le persone non devono perdere l'opportunità di venire su, oltre che per la frescura che offre Miranda? Oltre che per quello, anche per il fatto che comunque il folk è un motivo di unione, quindi la tradizione popolare è appunto motivo di unione della società, delle persone, e oltre poi sicuramente a godere di un bellissimo spettacolo, perché comunque i gruppi sono tutti di un certo livello. Tutti piangono che non hanno soldi, voi? Noi anche più o meno abbiamo lo stesso problema. Abbiamo avuto però per fortuna delle persone che ci hanno sostenuto, ci hanno sponsorizzato e che noi ringraziamo, oltre poi avere logicamente una nostra base, ma è tutto autofinanziato. Il vostro gruppo quanti elementi ci sono? Noi siamo una trentina, poi ovviamente in base poi alla serata e all'occasione, non ai propri impegni, però fissi siamo 25. Diciamo. Il manifesto? Michele Castrilli, presidente del gruppo folk Rumacatur, fornisce anticipazioni sulla 15ª edizione del Festival Internazionale in programma l'11 e 12 agosto e nella veste di presidente regionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari lancia un sasso nello stagno. Vediamo perché in questo servizio. Conferenza stampa di presentazione nell'aula consiliare del Comune di Carpinone del 15° Festival Internazionale del Folklore in programma nei giorni 11 e 12 agosto. Quest'anno il cartellone supera ogni record in fatto di presenze di artisti 372 e di gruppi 9. Altra novità, un premio alla memoria di Leonardo Malerba, primo presidente del sodalizio, venuto a mancare di recente. Ai nostri microfoni il presidente Michele Castrilli, tra soddisfazione e delusione. Nella presentazione due momenti, uno dolce e uno un po' amaro. Vogliamo parlare prima di quello dolce? Questo festival sta nascendo come tutti gli anni con il grande sacrificio di tutti i ragazzi del gruppo, che sia fisicamente che economicamente si impegnano per poter realizzare una manifestazione che, ripeto, quest'anno almeno io non ho notizia di un festival più importante di questo, almeno per nazioni rappresentate e numero di gruppi in una sola serata. La parte amara è quella che afferisce al suo ruolo di presidente regionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari. Questo lascia un po' di amarezza perché voglio spiegare il concetto. Questo tipo di manifestazione importante è quella di Carpinone, ma non sono da meno quella di Termoli, di Riccia, altre manifestazioni che si fanno nella nostra regione, sono manifestazioni che, a parte l'aspetto culturale, della conoscenza, dell'integrazione tra i giovani e la Bavaria, ma sono manifestazioni che creano economia. E mi sento di poter dire che sotto questo aspetto sono trascurate dalle istituzioni. Ripeto, aiutare questo tipo di manifestazione è un investimento. Da noi manca la sensibilità o mancano le leggi? Io credo che sia il problema sia duplice. Cioè, le leggi mancano perché, per esempio, una regione come la Sicilia ha ben 3 leggi speciali per quanto riguarda questo tipo di attività, ma da noi secondo me manca anche la sensibilità. Al via oggi a Casa Calenda la 12ª edizione di Molise Cinema, anche quest'anno un programma molto denso di corti, documentari e lungometraggi con la presenza di registi, attori, scrittori e protagonisti del mondo del cinema e della cultura. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Lievi piogge e schiarite nella giornata odierna a Campobasso e lungo la costa. Poco nuvoloso a Isernia.
Le temperature sono comprese tra i 17 gradi la minima nel capoluogo molisano ed i 29 gradi la massima a Termoli. Venti moderati provenienti da nord-ovest. Poco mosso il mare Adriatico. Condizioni stazionarie anche nella giornata di domani. E diamo uno sguardo agli appuntamenti estivi. Edoardo Bennato in concerto in serata a Termoli in Piazza Papa, a Campobasso invece in Piazza Prefettura dalle 21 la tappa di Miss Italia, a Gildone sempre dalle 21 comicità e musica con Peppe Laurato e Massimo Borrelli di Made in Sud, gran concerto bandistico Città Roccavivara dalle 22 a Roccavivara. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.